Un fine settimana all'Università di Teramo interamente dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop. Torna Teramo Comics, un festival giunto alla sua 27esima edizione, famoso in Italia per le gare cosplay e i set fotografici professionali per tutti. L'evento è tra le più longeve manifestazioni nazionali dedicate al fumetto ed è sempre ad ingresso gratuito grazie alla collaborazione di Unite, BIM, AZU, Comune di Teramo, Provincia di Teramo, Fondazione Tercas. Più di 40 espositori provenienti da tutta Italia affolleranno i corridoi della Facoltà di Scienze della Comunicazione nel campus universitario di Costa Sant'Agostino. Il programma dell'edizione 2019 prevede incontri, dibattiti e conferenze sugli argomenti di vario genere, partendo dal mondo degli youtuber fino alle anteprime editoriali, con la partecipazione di ospiti di livello nazionale ed internazionale. Direttore artistico della manifestazione, il disegnatore teramano della Marvel, Carmine Di Giandomenico. Emozionato perché comunque ogni edizione è sempre un'avventura, con diciamo come per i supereroi tante piccole difficoltà da risolvere all'ultimo momento, ma vanno bene, stiamo risolvendo tutto. Vedo molta emozione anche tra i ragazzi dello staff, gli autori stanno arrivando, abbiamo qui già in questa prima giornata Giuseppe Cammuncoli, che è arrivato ieri sera, dove si potrà vedere nel pomeriggio un'installazione delle sue opere e poi poterlo conoscere maggiormente in una conferenza dedicata a lui, insieme ad altri colleghi. In questi tre giorni comunque basta guardare il programma sulla pagina Facebook o anche sul sito. Quest'anno ci sarà la presentazione del premio Luigi Corteggi, dedicato appunto all'artista Luigi Corteggi, che è stato sempre uno sponsor del Teramo Comics, oltre ad essere un grande artista di calibro nazionale e internazionale. E questo porterà Teramo Comics ad essere l'unica realtà abruzzese a iniziare a confermare dei premi all'interno del settore editoriale dei comics. Ringraziamo le associazioni, i ragazzi che stanno partecipando per rendere questa manifestazione sempre più interessante e viva. L'unica cosa che spero è per l'anno prossimo o per i prossimi anni di riportarla in centro e di coinvolgere tutta la città di Teramo e tutte le attività annesse in modo da poterla farla crescere ancora di più. Tra le novità di questa edizione di Teramo Comics 2019, le installazioni di Giuseppe Tavuccoli. Innanzitutto pannelli di grande formato, Carmine mi ha fatto questo bellissimo regalo, è la prima volta che vedevo delle mie opere stampate in un formato così grande, di grande impatto, quindi doppio piacere essere qui, soprattutto perché non capita tutti i giorni appunto di avere un allestimento così importante, quindi sono veramente felice di esserci.